Affermazione assurda, ragazzi, di Malagò, che nel voler attaccare l'agenzia che vuole formare il governo per il controllo economico e finanziario delle società sportive professionistiche, praticamente rende palese la motivazione per cui non la vogliono, ragazzi. È solo ed esclusivamente per tutelare l'Inter e ve lo dimostreremo. Fermi, 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 ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, per noi è importante, per voi non costa nulla. Attivate la campanellina per sapere in anteprima uscire i nuovi video, mettete like a video, ragazzi, e mi raccomando, questa è la nostra unica arma che abbiamo, i social, e siamo in tantissimi. Condividiamo questi video, non solo il mio, ma tutti quelli che denunciano questo sistema marcio e mafioso, su tutti i social, su tutte le pagine a cui siete iscritti. Mi raccomando, ragazzi, condividete, condividete, condividete. Bentrovati amici, bentrovati da Aldo De Girolamo. Ragazzi, oggi è uscita questa intervista, mi sembra su un quotidiano, a Malagò, il presidente del CONI, a cui a una domanda, ragazzi, ben precisa, ha risposto con un'altra domanda a dir poco assurda. E inoltre, quella sua domanda è molto indicativa, non è che non lo sapevamo, però si è resa ancora più palese di perché sono assolutamente contrari a questa agenzia governativa che dovrebbe fare i controlli in modo autonomo e al di fuori del sistema, controlli economici e finanziari sulle società professionistiche sportive per vedere se hanno i requisiti per iscriversi al campionato. Ebbene, gli hanno fatto questa domanda a Malagò se ritiene che veramente una società esterna che dovrebbe controllare ciò che dovrebbe essere controllata da loro, quindi, cioè, se uno non ha nulla da nascondere, perché dovrebbe avere paura di una società che fa dei controlli? Ebbene, Malagò ha risposto con un'altra domanda e ha detto: ma rispondo con una domanda, ma secondo lei, se una società dovesse essere, se l'Inter, perché alla fine, ragazzi, parliamoci chiaro, si parla dell'Inter. Se una società dovesse essere esclusa dai campionati per problemi economici e finanziari da questa agenzia governativa, ma la stessa società è iscritta, quindi ha il diritto di partecipare alla Champions League e al Mondiale per Club, cosa succederebbe? Cosa succederebbe? Bella domanda, vero che le ho fatto? Ma che domanda assurda è? Che domanda assurda è, ragazzi? È una domanda ridicola. Scusate, ma è la FIGC che dice alla UEFA chi sono, o alla FIFA per quanto riguarda il Mondiale del Club, chi sono le squadre che hanno il diritto a partecipare alla Champions League? Ma come è successo l'anno scorso? La Juventus si era classificata terza in campionato e per una manovra di palazzo, per una cosa squallida e assurda, con le plusvalenze, su delle accuse assurde di un PM anti-juventino, ultras del Napoli. Accuse, non sentenze, delle accuse di un PM che poi alla fine che non aveva manco le competenze per indagare sulla Juventus, che la quale indagine è passata a Roma e oggi non trovano gli elementi nemmeno per rinviare al giudizio, nemmeno per andare a processo i dirigenti della Juventus. Ebbene, lì la Juventus ha perso milioni e milioni di euro. Cosa è successo? La Juventus è arrivata terza, ma per motivi appunto economici e finanziari, perché stiamo parlando delle plusvalenze, quindi motivi economici. Perché in realtà ci dovrebbe essere in quel caso lì la multa, perché non è che non hai requisiti lì. Lì si dice che praticamente hai fatto le plusvalenze fittizie, non è che non hai requisiti. Questa agenzia andrebbe a verificare se hai requisiti minimi per partecipare a un campionato, ragazzi. E se non ce l'hai, è giusto che non partecipi. E quindi verrai escluso. E come verrai escluso dalla Serie A, perché dovresti andare in Serie D, è ovvio che non vai nemmeno in Champions e non vai nemmeno a fare il Mondiale per Club, ragazzi. È successo anche nel 2006 alla Juventus. Com'è? Ci dimentichiamo con Malagò? Ci dimentichiamo di quello che succede. È incredibile, ragazzi, è incredibile. E adesso sentiamo questa storia della Roma. E poi all'epoca solo noi gridavamo allo scandalo quando questo personaggio qua di Sassuolo, no? Carnevali, diceva: la Roma è in difficoltà, deve rientrare nei parametri della UEFA, del fair play finanziario della UEFA. Ha bisogno delle plusvalenze, almeno di 30 milioni di plusvalenza, gliele facciamo fare noi, perché gli amici si vedono nei momenti del bisogno e quindi li aiuteremo. Cioè, così alla luce del sole, tranquillamente, ragazzi, tranquillamente, dichiarare questa cosa qua, se fosse successa la Juventus, cosa sarebbe successa? Se fosse stata la Juve, non la Roma, nella frase detta da Carnevale, ragazzi, fine del mondo, radiazione, radiazione come minimo.
radiazione come minimo. E poi ragazzi, nel video che abbiamo fatto ieri, dove abbiamo elencato poi quali erano queste, diciamo, operazioni contestate alla Roma, che sono in totale, mi sembra, quelle più gravi, ne sono 12, mi hanno detto, però non è elencato anche quella di Spinazzola fatta con la Juventus. Ebbene, a parte il fatto, ragazzi, che Spinazzola è un giocatore affermato che gioca ancora nella Roma ed è un giocatore di un certo livello, la Juventus lo valutò 27 milioni di euro, una valutazione in linea con gli standard di mercato. L'operazione lì era stata fatta come plusvalenza, non tanto per il cartellino di Spinazzola, ma per il cartellino di Pellegrini, che all'epoca era un giovane sconosciuto, che fu valutato quasi lo stesso valore di Pellegrini. Quindi la Roma fece la plusvalenza con Pellegrini, non la Juventus con Spinazzola. Chiariamo questa cosa. E poi l'aveva fatta, chi l'aveva fatta la Juventus? Ragazzi, questo arriva bene, eccolo qua. Qua lo vedete, con Pallotta di spalle, arriva bene. Ah no, ragazzi, non è arriva bene. È Marotta. Ah, l'ha fatta Marotta. Allora perciò non siamo qui ad ascoltare i soliti sormoni a dire cosa rischia la Juventus, perché l'ha fatta Marotta. E quindi siamo in una botte di ferro, ragazzi. Una botte, l'ha fatta Marotta, quell'operazione lì. Cioè, vedete la vergogna e lo schifo. Questa è la motivazione per cui, palesemente, questo sistema è iniquo. Questo sistema non mira a rendere le competizioni nel modo più sportivo possibile. Questo sistema non mira a premiare i migliori, non mira a tenere come esempio le società più virtuose, come la Juventus, che si è creato uno stato, ha fatto un impero. No, mira semplicemente ad agevolare sempre la stessa, a tutelare sempre la stessa, ragazzi. Mira a tutelare determinati interessi particolari e a penalizzare le sue avversarie, cioè che l'avversario numero uno è Juventus e anche il Milan. Questo è questo sistema, e questo sistema c'è un solo modo per definirlo, ragazzi: mafioso! Perché questo modo di fare è un modo mafioso di gestire le istituzioni sportive. Non ce ne sono altri, ragazzi, non ce ne sono altri. Ed è per questo che noi dobbiamo abbatterlo. Ragazzi, non voglio sentire persone che dicono, ma tanto è inutile, non pagheranno mai, non perdiamo tempo. E no, ragazzi, perché se anche i ragazzi, gli avvocati affermati della Fondazione Identità Bianconera, che sono degli avvocati veramente affermati a livello nazionale, che dedicano del tempo della loro giornata, della loro professionalità alla Fondazione e alla Juventus per il bene dello sport prima di tutto, per il bene dell'equità prima di tutto, perché tutto si può dire tranne che sono delle persone corrette, non stando lì a cercare la vendetta, stanno lì a cercare l'equità, il giusto trattamento. Ecco, e allora se la pensassero come voi, anche loro non dovevano fare esposto. E allora finiamo. Boh, allora non vi lamentate se la Juventus non si lamenta, perché ragiona proprio come ragionate voi. E invece no, anche se hanno i giornali tutto a loro favore, anche se hanno i media tutto a loro favore, le televisioni tutto a loro favore, noi siamo in tantissimi. E i social oggi non è più come nel 2006, i social pesano tantissimo. Tantissime, possono orientare l'opinione pubblica. Quindi, di conseguenza, ragazzi, mi raccomando, continuiamo a martellare. Non molliamo una virgola finché questi mafiosi non pagheranno fino all'ultima goccia. Mi raccomando, ragazzi, e sempre, fino alla fine, mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate, commentate il video qua sotto, e sempre, fino alla fine, forza Juventus.